sono almeno 20 i morti e circa 200 i feriti causati da un grave attentato nel centro di Kabul, in Afghanistan. Il bilancio tuttavia è ancora provvisorio e si pensa sia destinato ad aggravarsi. La presidenza afghana ha riferito in un comunicato di numerosi morti e feriti. La zona è stata immediatamente transennata e isolata dalle forze di sicurezza. L'attacco è stato compiuto davanti alla sede dell'intelligence nazionale, non lontano dall'ambasciata americana nella capitale. Si ritiene che a causarla sia stato un attentatore kamikaze appartenente al movimento dei talebani, che successivamente hanno rivendicato il gesto. Subito dopo l'attentato c'è stato anche un violento conflitto a fuoco. Secondo il portavoce del Ministero della Sanità afghano, Ismail Kavosi, al momento non si conosce l'esatto numero delle vittime.